Allora, se ricordate, l'unica volta in questa carriera che è successa una cosa del genere, noi abbiamo ceduto un giocatore, che era Golovin. Se voi non la pensate come me, commentate qua sotto e siate convincenti, però dovete esserlo, perché ho preso questa decisione. Alza e poi gira! Pellegri! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegri! Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera. Apriamo l'episodio chiudendo il mese di novembre. La classifica è generosa, ma come vedete è molto corta dal secondo al sesto posto. La classifica marcatori è ancora più generosa, perché Ben Yedder sta volando e noi con lui. Soprattutto in Champions League, dove abbiamo battuto l'Ajax assicurandoci il passaggio del turno, adesso giocheremo la partita contro la Juventus esclusivamente per capire se arriveremo primi o secondi. E allora partiamo. Forza Monaco! Tra l'altro ci sarà anche la sfida dell'ex in questa partita, perché come vedete c'è il Niño Maravilla che gioca nel Rennes, piove e noi facciamo molto turnover. Perché come vedete questa è la formazione, ci sono dei cambi, tanti, però si gioca spesso e dobbiamo stare attenti, concentrati, perché altrimenti perdiamo punti, ma fare turnover perché altrimenti perdiamo giocatori. Incontro Pastore, verticale sul Niño Maravilla, tante vecchie conoscenze della Serie A. Tanto talento in campo nel Rennes, anche se talento avanti con l'età, può ripartire però il Monaco con uno che ha tanto talento ed è Fekir. E apre in zona Onyekuru, occhio che parte il 7, entra in area fino in fondo, poi piatto a giro, piazzato in porta per l'1-0 del Monaco. Al primo affondo segna subito Henry Onyekuru. Nabil Fekir, apertura per Onyekuru che ha sempre tantissimo campo, come in occasione del gol dell'1-0. Stavolta forse andrà col sinistro e dice di no Gomis. Palla buona per Salemakers, dentro Wenzel Hulz, cross che arriva! E arriva anche il gol del 2-0! Che palla di Salemakers e che destro al volo dell'australiano! E sono 5 in campionato per Wenzel Hulz, non male perché non è titolare. Pastore prova il lancio verticale, Quadrado era in zona ma non ha letto su Sanchez, ha letto e come Ruben Dias. Possesso Monaco in ripartenza, Wenzel Hulz col tacco, Tchouaméni. Movimento di Fekir. Ecco il pallone dentro per Nabil, uno contro uno con Gomis, pallonetto e 3-0, Monaco! Angolo di Onyekuru, a cercare McKenny, che per una volta in carriera l'aveva presa bene. Altro angolo di Salemakers, McKenny al secondo tentativo, prende il pallone con la testa e lo mette in porta, poi lo va anche a raccogliere perché non ci accontentiamo dei 4 gol del poker. Sempre Salemakers dalla bandierina, sempre verso McKenny, che ne fa due, doppietta di West, fotocopia del gol di prima, ed è Natale veramente, ne ha fatti due di testa McKenny. Terrier, prova a sterzare, attende Barreca, sempre Terrier, poi l'apertura in zona Agbo, di ritorno il tocco per Terrier, dentro e arriva il gol. E arriva il gol di Adams, dormita del Monaco. Mi arrabbio se succedono queste cose, perché deve finire 5-0. Non dobbiamo subire gol. Da dentro sempre McKenny, lo vede Wenzel Hulz. Occhio che palla che ha dato a McKenny in area di rigore. Triple, non ci credo. Sì, è entrata. Tripletta di McKenny. Qui non è Natale, è festa dei lavoratori, è Capodanno. C'è di tutto, c'è di tutto in questa notte. E finisce qui, 6-1 per il Monaco. Esultiamo il giusto perché l'avversario, francamente, era poca roba. Non me l'aspettavo, me li aspettavo un po' più competitivi. Però il modo migliore di aprire questo episodio, di festeggiare il passaggio aritmetico del turno agli ottavi di finale di Champions, guadagnato nello scorso episodio. E allora bene così, molto bene per il Monaco. Adesso testa all'Angers, sempre testa alla prossima partita, con un McKenny in più forse, vedremo. Tripletta di McKenny, io non ho parole, cioè penso veramente, ho capito perché mi sono raffreddato e ci ho messo tanto a registrare questo episodio, perché doveva succedere questa cosa e non ero pronto psicologicamente. Merci d'assister à cette rencontre.
È la 16ª giornata di Ligue 1 e a Louis II arriva l'Angers. Occhio, non facciamoci ingannare dal nome, perché queste due squadre in classifica si tolgono soltanto 3 punti. Noi siamo secondi, loro sono sesti, la classifica è cortissima e un passo falso si paga caro, anche perché il Paris e le altre corrono. Allan a mordere le caviglie avversarie, a portar via un altro pallone, poi lotta, lo tiene e lo consegna a Fekir. Va dentro Ben Yedder, sta tagliando anche Onyekuru, palla per il francese che crossa Ben Yedder, no, Bernardoni sì, poi Allan raccoglie. Doku crossa di ritorno, Allan destro, deviato, Ben Yedder, Bernardoni e poi si salva l'Angers. Fulghini, occhio che centralmente soffriamo sempre, infatti si inserisce Zungu e fa 1-0 al minuto 19 al primo tiro in porta dell'Angers, non una novità che vadano in vantaggio loro. Due cambi in casa Monaco per il secondo tempo, entra il Sharawi al posto di Onyekuru, entra soprattutto McKennie e dico soprattutto visto il momento, la tripletta al Rennes e subito a metterci la testa, ne ha segnati due in questo modo domenica. Adesso trova il pallone e lo apre subito su Balloturé. Dentro Ben Yedder che attende il cross che arriva e butta giù la porta. 1-1, palla al centro, segna subito il capitano. Sono 14 in questa Ligue 1. Zungu, apertura perfetta dalla parte opposta. E poi tocco centrale, battuto ancora Lecomte. Segna Gabbiadini e questo è un gol ancora più pesante perché arriva a 25 minuti dal 90esimo e riporta avanti l'Angers. Bobichon, perfetto Touré, ma restano in possesso le maglie verdi che sembrano sempre di più perché corrono meglio, noi difendiamo pure male, allora cross dalla parte opposta, Pereira dentro, Florenzi come Touré prima, però non possiamo difendere e basta, dobbiamo anche attaccare bene. McTominay porta a spasso il pallone, non ci sono movimenti, era quello di Doku che accende il motorino, che palla di McTominay, occhio a Doku dentro l'area, Doku fino in fondo, dentro Wissam per il 2-2 e poi prende il pallone perché mancano 7 minuti, per il momento sono 15 ma non ci pensa nemmeno lui, i gol dico in Ligue 1, ma è più importante vincere questa partita. Splendidi McTominay e Doku, facile Wissam, 2-2. Prova ad andare, ha saltato Koundé. Poi lancio profondo, Ruben Dias è isolato. Perché difendiamo con pochi uomini così? Siamo al 90esimo, Pereira, Florenzi chiude e riparte il Monaco, forse per l'ultima azione. Palla subito per Ben Yedder, dentro va Fekir, loro sono altissimi. Parte Fekir e la palla arriva. Occhio a Nabil che deve puntare al 92. Fekir, Bernardoni! Se ti chiami Casillas o Neuer io capisco, ma ti chiami Bernardoni e hai parato l'impossibile oggi. 2-2 tra Monaco e Angers. 2-2. E per come si era messa è un punto guadagnato. Giochiamo contro un grande avversario per questa stagione, va contestualizzato, lo ripeto. Però sono punti pesanti i due che perdiamo. E questa qui, la situazione, siamo a fine novembre, alla 16ª giornata. Paris ha più 7 sul Monaco, in mezzo c'è il Lione e poi soprattutto ci sono anche le altre. Non dobbiamo far corsa soltanto sulla squadra della capitale, ma su noi stessi, perché poi se pensiamo solo agli altri va a finire che ci dimentichiamo di vincere le partite. La prossima per esempio è delicatissima, c'è il Bordeaux. Prima del Bordeaux però qualcosa sta scricchiolando negli spogliatoi perché Allan si lamenta. Scusi mister, ma vorrei dire la mia riguardo l'ultima partita. Non mi piace essere sostituito, soprattutto quando sto giocando bene. Sono assolutamente convinto che avremmo potuto vincere se mi avesse lasciato in campo. Ovviamente ora, non lo sapremo mai. Abbiamo gettato 2 punti al vento. Allora, se ricordate, l'unica volta in questa carriera che è successa una cosa del genere, noi abbiamo ceduto un giocatore, che era Golovin. Non sono d'accordo. Lui è un giocatore straordinario, l'abbiamo cambiato perché sta giocando sempre e nel finale della partita serviva uno come McTominay, secondo me, non a caso McTominay apre anche l'azione che porta al 2-2 e quella che crea l'ultima palla gol. Però non lo cederemo, perché ci può stare anche essere un pochino più saggi, specialmente in questa stagione. Però una risposta gli do questa. Ma non sarebbe nessuna di queste tre.
Che poi è vero, mi sembravi un po' stanco, per questo ho pensato di sostituirti. Ciò non toglie che lui non possa permettersi di parlarmi con questo tono. Io voglio ribadirlo questo concetto, nel senso che è grave. Però, insomma, è facile essere nervosi in un momento in cui sai di aver perso dei punti. Può voler dire anche che ci tieni particolarmente. McKennie, che sta giocando bene ultimamente, rischia di rubare il posto a Tchouaméni da titolare. Intanto palla verticale subito per Ben Yedder, che incrocia! E Costil risponde. McKennie, finta di corpo e manda al bar l'avversario. Quindi Ben Yedder va dentro Fekir, visto e servito. Nabil di ritorno, Ben Yedder ancora per Fekir! Il Monaco entra in porta col pallone. 1-0, segna Fekir, bene così. Pasic, di ritorno per Kalou. Vuole andare su Koundé, poi l'apertura. Jota con la sponda. Hendrix dentro ancora per il portoghese, che va col destro. Le Comte deve rimediare. Aguilar, pallone ancora a trovare per Rowe. Gli lascia il fondo Koundé. Tocco dietro per Yo, che prende il palo interno. Palo interno del Bordeaux. Incredibile palla gol al nono del secondo tempo. Possesso Monaco in questo finale di partita. E che partita difficile. Tante occasioni create ma anche concesse al Bordeaux, che non ha pareggiato. E allora a vincere è il Monaco, ed è una vittoria pesantissima perché arriva dopo il pareggio contro l'Angers, contro un altro degli avversari in quelle quattro posizioni appaiate praticamente in classifica. Una vittoria che ci serve, e vincere con questa sofferenza secondo me ci fa capire ancora di più quanto il pareggio contro l'Angers abbia pesato, e la situazione, compresa insomma quella della lamentela di Allan, andasse risolta il prima possibile. Vincere aiuta a vincere, e quindi vediamo anche cosa succederà contro la Juventus, che verrà a giocarsi il primo posto nel girone al Louis II, e poi torneremo a pensare fino a febbraio solo al campionato. La cosa pazzesca è che Ben Yedder guida anche la classifica marcatori della Champions League, oltre che quella del campionato, però segue Ronaldo della Juventus, e quindi questa partita sarà importantissima anche per questa ragione. Guai a pensare che sia soltanto Ben Yedder contro Ronaldo, perché soprattutto prima contro seconda. 11 punti noi, 9 punti loro. Stasera si decide soprattutto una bella fetta di ottavi di finale, perché arrivare primi significherebbe naturalmente avere probabilmente un sorteggio più simpatico, e allora vedremo un po' cosa ci racconteranno questi 90 minuti. Tchouaméni rischia Rubén Dias e perde palla su Dybala. Quindi Arthur. Dybala, si apre subito il Monaco. Inserimento di Ronaldo. E ce lo facciamo da soli però. Ce lo facciamo da soli però. Era meglio evitarlo il dribbling con Rubén Dias, che si allunga il pallone nel controllo. E quindi sono costretto a fare il dribbling, perché non posso neanche scaricare il pallone. Lo perdo matematicamente. Succede lo stesso e prendiamo gol. Con Ronaldo, e non è una notizia. 1-0. Raggiunge Ben Yedder in testa la classifica marcatori della Champions, ma soprattutto porta la Juve in vetta al girone. Angolo di Dybala a cercare Militao, che la prende e la mette in porta. 2-0 Juve. Terza volta nel girone che il Monaco va sotto di 2. Le prime due volte abbiamo rimontato e non c'è 2 senza 3. Arthur trova Morata, va dentro Ronaldo, il tocco sui piedi di Dybala, poi ancora Ronaldo, e questo è un gol pesantissimo. Questo è un gol che forse sentenzia il Monaco, perché 3 da rimontare contro la Juventus di oggi sembrano francamente troppi. Che se la porta avanti con la testa e trova Fekir. La difende, aspetta un inserimento. Arriva quello di Allan, come a Torino, fino in fondo. Calcia in porta con Szczęsny, che c'è. E poi c'è anche Chiellini. E poi finisce il primo tempo. Monaco 0, Juventus 3. Al termine della prima metà di gara. Si ricomincia con il secondo tempo di Monaco-Juve. Dal 3-0 per i bianconeri. È un parziale francamente
che ci sembra insormontabile per il primo tempo che abbiamo visto, non deve esserlo se pensiamo alla storia di questa carriera, perché il Monaco di partite ne ha rimontate anche da 3-0, è successo spesso. La porta il Faraone, dentro Ben Yedder che però non fa movimento, adesso sì, palla tra i difensori, la sposta Wissam per il destro, Szczęsny, primo angolo del secondo tempo, palla verso Wissam che non trova la porta. Ronaldo, Correia, tocco dentro, calcio di rigore, calcio di rigore, fallo di Rubén Dias che sta giocando la peggior partita da quando è arrivato. Perso quel pallone sull'1-0 e adesso commette anche il fallo per il rigore del potenziale 4-0. Mentre la Juve cambia anche un uomo, parte Dybala, De Compt. Che comunque c'è sempre. Vediamo se c'è anche il resto della squadra. Tocca a Florenzi e poi McKennie. E il Sharawi vuole ripartire. Ben Yedder con Doku larghissimo, visto e mandato. Palla però troppo sui piedi secondo me. Vediamo se accende il motorino. Sì, corre Doku in area di rigore. Guarda Szczęsny e Militao torna. Angolo di Stefan verso Ben Yedder che trova il sesto gol in questo girone di Champions. Riaggancia Ronaldo e fa 1-3 quando potrebbe essere troppo tardi. McKennie a riprendersi subito il pallone e a giocarlo su Wissam. Si muove Wenzel Holz che può essere servito in verticale, ma tornano subito i centrali. Wenzel Holz lotta bene, dentro ancora il pallone per Ben Yedder. Che palla di merda, perdonatemi, ma che palla ha dato Wenzel Holz? 8 minuti. Doku tiene questo pallone e lo gioca su Dylan. Sale Allan, a destra soprattutto sale Doku. Palla verso Wenzel Holz, adesso Doku. Altra pallaccia di Wenzel Holz, ma comunque ci arriva Doku, salta l'uomo, gioca ancora su Wenzel Holz, dentro Wissam, servito. E 3-2! E 3-2! Sono 7! È più 1 su Ronaldo, ma è meno 1 del Monaco! Incredibile! 6 minuti. Sembrava tutto chiuso. Dal possibile 0-4 al 2-3. Calmi. Calmi. McKennie su Anderson Talisca. A strappare il pallone e a regalare ancora sogni al Monaco. Ben Yedder. Sta andando dentro Doku. Lo ha visto Wissam. Lo serve. Si chiude la Juve. Trova ancora un corridoio per servire Ronaldo. Prova a chiudere Koundé. Apertura verso Visca. Bravo Barreca a chiudere quindi il Sharawi al 90esimo. 2 di recupero. Deve correre il Faraone come a Torino. Aveva avuto la possibilità di pareggiare, di vincere la partita, adesso ha quella di pareggiare. El Sharawi contro Szczęsny. El Sharawi! Il Faraone al 92esimo. Il Monaco si riaggrappa per la cresta della Juventus. 3-3. 3-3. Difesa imbarazzante della Juve. E il Monaco si riprende la testa del girone. A Torino aveva avuto la possibilità di far vincere, come dicevo prima, la partita alla Monaco da 0-2 a 2-2, ma poi aveva avuto l'ultima palla gol al 92esimo, anche lì ricorderete, e calciò su Szczęsny. Questa volta ha preso la mira un po' meglio il 92, che al minuto 92 segna il primo gol in Champions, segna il gol del 3-3. E allora chiudiamo noi in testa questo girone. Che fatica, ma è semplicemente la nostra storia, è la nostra carriera, è la nostra immagine, le rimonte, sempre e comunque pazzesco questo finale, pazzesco. E adesso direi che ci possiamo pensare al campionato da qua a febbraio. Lo facciamo al termine di una partita che ha evidenziato ancora una volta degli errori difensivi clamorosi da parte nostra, ma un grande attacco. Abbiamo fatto 46 gol finora in campionato, in Champions anche ne abbiamo fatti parecchi, tante rimonte, questo mi piace, però non ci può andare sempre bene e non ci andrà sempre bene naturalmente, non abbiamo l'obiettivo di vincerla la Champions. La Juve se avesse giocato come il primo tempo per tutta la partita ne avrebbe fatti altri 3 e quindi 6-0, punto, zitti a casa.
Stessa cosa potrebbe succedere più avanti, ma potrebbe anche non succedere, quindi noi ci godiamo la Champions finché ci siamo dentro e adesso ripensiamo al campionato. E comunque bisogna ringraziarlo il Faraone perché il suo gol vale 27 milioni e 850 mila euro. Passaggio del girone più primo posto, quindi tanta tanta roba, occhio perché a gennaio potrebbero servirci questi soldi. Nel frattempo Mbappé ha vinto il pallone d'oro e noi siamo a 4 punti dal Paris Saint Germain. Non li guardiamo, però insomma vi aggiorno. Sale con il possesso Florenzi, vuole il dialogo con McTominay, triangolo che si chiude, occhio Dalle dentro l'aria, prende il fondo, bene, poi cerca il cross, ben Yedder che gira, c'è deviazione, la palla entra lo stesso, periodo straordinario, 5 gol nelle ultime 3 per il capitano. Aie, sale bene, inserimento di Savanier, Le Comte, orizzontale per ben Yedder, arriva McTominay, tacco per lo scozzese, anzi sì, è McTominay che va dentro e trova l'assist, vincente! Per Aurélien Tchouaméni, 2-0 Monaco al 43. El Shaarawy tocca centralmente per Tchouaméni al limite Fekir, palla che arriva, va dentro Doku, palla che arriva anche qui. Straordinari, straordinari, 3-0 con classe, segna il belga Soké. Tocco orizzontale, poi inserimento di Savanier, contatto dubbio, calcio di rigore. Altro fallo di Ruben Dias. Al dischetto è pronto Jordan Ayew. E para ancora Le Comte, come contro la Juve. Primo palo, palleggia Jordan Ayew, si gira e calcia in porta, gol straordinario. Questa volta straordinario. Petersen, va dentro Ferri, si apre il Monaco e Le Comte para anche qui. Ragazzi, non scherziamo perché stiamo giocando in modo ridicolo. Meriteremo di essere sotto noi 4-3. Guarda che cosa ha fatto Koundé. So che ancora Koundé che rimedia, palla che arriva lo stesso, Le Comte. E finisce così 3-1 nonostante la sofferenza clamorosa che c'è stata per un momento nel secondo tempo. Vi dico, abbiamo rischiato di perderla per come la vedo io e specialmente perché lo sapete, insomma, la Juventus insegna e tante rimonte di questa carriera in attivo insegnano che 3 gol si rimontano, ecco, quindi se non giochi più e nel nostro caso non sei proprio invulnerabile dietro, puoi anche rischiare di fare la catastrofe. Fortunatamente non è stato così, siamo stati bravi ad amministrare nell'ultima mezz'ora e allora testa all'ultimo ostacolo dell'anno solare e del girone d'andata che si chiama Lille. Ma come vedete, prima del Lille sono stati sorteggiati gli ottavi di finale di Champions League. Un po' di hype, prego, grazie, perché dobbiamo partire prima da queste sfide, quindi non ci siamo ancora. Vi faccio vedere prima le gare tra Chelsea e Leverkusen, Juventus e Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City, Inter e Barcellona. Cioè, più semifinali storiche, specialmente le ultime due, che ottavi di finale. Ma attenzione, perché anche nell'altra parte del tabellone ci sono gare clamorose, tipo, eccole qua, Lazio-Atletico, Tottenham-Bayern-Monaco, Roma-Liverpool e Borussia-Dortmund-Monaco. Passato contro presente. FIFA 19, signori. Il nostro Borussia Dortmund e i veterani lo sanno. Qualcuno avrà gli occhi lucidi e si giustificherà nei commenti dicendo «No, non sto piangendo, mi è soltanto entrato un Zielinski nell'occhio». Ma va bene questo, va bene molto altro. Ora pensiamo a Lille, che poi al Dortmund ci penseremo a febbraio e quindi nel prossimo episodio. E allora si comincia con il primo possesso da parte del Lille, ultima giornata del girone d'andata, giro di boa, forza ragazzi. Tra l'altro occhio perché loro hanno la miglior difesa, noi non sappiamo cosa significhi questo dato. Occhio al lancio verticale a cercare Arauco, che prende il tempo, va via Arauco fino in fondo, Le Comte, tanto per cambiare. E poi Touré che evita l'angolo e fa ripartire il Monaco. Rincorso da Tchouaméni, il tocco è per Alario. Rimpallo con Koundé, vinto, e poi Arauco, questa volta buca Le Comte e sfascia la porta, 1-0 Lille. Soumaré, dentro ancora, Arauco, Le Comte, Koundé in calcio d'angolo. Il Monaco non ci sta capendo nulla. Soumaoro, da Soumaré, zona tiro, ce l'ha sul destro, ci apriamo e quasi gli chiediamo di fare 2-0. Lui naturalmente ci accontenta. Angolo di Onyekuru verso Wissam, traversa e poi Tchouaméni, Soumaoro e Magnan in qualche modo. Allan con un po' di campo dentro Fekir, sì, la palla passa e Lille altissimo, va Nabil contro Magnan, sempre Fekir, salta Magnan e poi col sinistro Bradaric ha respinto sulla linea, andrà forte in porta, va Ben Yedder, Magnan e la palla resta in campo. Non è proprio domenica oggi. Poi McTominay,
apre, occhio a Touré, in area, calcia Magnan. E finisce 2-0 per il Lille, che segna quando può nel primo tempo. E anzi, Le Conte evita che i gol subiti dal Monaco siano di più. E poi hanno la miglior difesa, lo hanno dimostrato, perché le occasioni le abbiamo create, ma quando abbiamo superato i difensori c'era il gran portiere. Quindi ci può stare. Purtroppo sconfitta pesante, perché chiudiamo il girone d'andata così. E quindi a meno 7 dal Paris, potevamo rimanere a meno 4 e soprattutto a pari punti con il Lione. Non è così, perché abbiamo perso contro il Lille. Vi sorprenderà, ma ho scelto comunque sia di non fare mercato a gennaio. Cioè, se voi non la pensate come me, commentate qua sotto e siate convincenti. Però dovete esserlo, perché ho preso questa decisione al di là della sconfitta. Io credo che siamo completi e quindi vedremo. Però in settimana uscirà un altro episodio, quindi voi appunto commentate qui sotto, fatemi sapere. E arriveremo fino a febbraio nel prossimo episodio di questa settimana, con la Champions compresa. A presto.